Alla presenza dei papi Albano era abituata, un po' come maggiormente lo era Castel Gandolfo, questo fino a Benedetto XVI. La data del 21 di settembre era la domenica in cui egli venne per dedicare il nuovo altare della cattedrale di Albano. E aveva proposto al Papa Francesco lo stesso il 21 settembre perché è la festa di San Matteo, e la festa di San Matteo vocazionalmente per Papa Francesco è una data importante. Difatti il motto del suo stemma, Miserando atque eligendo, fa riferimento al commento che fa San Beda sulla vocazione di Matteo. Una bella sorpresa per la diocesi e anche per la città, ma al tempo stesso il collegamento di un legame che c'è fra una diocesi suburbicaria e la diocesi di Roma, di cui il Papa è vescovo. Cioè è come se fosse una visita di famiglia, come se fosse una parrocchia romana. Per me è stato venire qui ad Albano, è stato veramente entrare in un percorso sconosciuto. All'inizio l'ho preso come una difficoltà, però è risultata una chance, un'opportunità, perché mi ha impegnato a trovare una dimensione nuova, non diversa. Ho trovato una diocesi bene impostata dal punto di vista del progetto pastorale, che a volte noi produciamo testi, produciamo documenti, produciamo delle cose, magari facciamo anche una bella riunione con i preti, però i preti nuovi che arrivano dopo 5 anni non hanno mai sentito parlare di certe cose. Pensai di fare il primo volume e lo chiamai Enchiridion, cioè la legislazione dal 2001 al 2011, quindi anche la legislazione del mio predecessore. Ogni anno con i nuovi parroci, loro fanno per una settimana formazione anche come si amministra una parrocchia, perché queste cose nei seminari non si fanno più. Il discorso della privacy mi allarmai molto quando nella CEI se ne parlò. E allora ho cercato di fare formazione con i miei sacerdoti, mentre la seconda questione è quella relativa alla tutela dei minori. Mi trovo su di un territorio con un numero triplicato di residenti che durante l'estate si quadruplicano, cioè se i miei residenti sono tra i 500 e i 600 mila, che non si capisce, ed estate diventano 1,5 milioni. Tutto il discorso pastorale cambia. Mi trovo con una zona Castelli, no? La zona antica, classica, eccetera, con una zona mediana popolata al massimo, con città come Aprilia, Pomezia, anche Ardea, che è un comune nuovo, però Ardea ha 60.000 abitanti. E poi c'ho la zona del mare, con Nettuno, con Anzio, e tutto il litorale che arriva in pratica a Castel Porziano, quindi una situazione molto, molto varia, che però per me è un'occasione. E la seconda questione è la multietnicità. Il Papa dice, l'ho detto anche a Firenze, non siamo in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d'epoca. Ma ce ne siamo resi conto? Cioè, ci sono delle cose che non hanno più senso. E questo è il grosso problema pastorale. Ecco quella conversione missionaria di cui parla il Papa. Se io dovessi chiedervi che cosa aggiungeresti di più per rendere missionaria la tua parrocchia, probabilmente delle risposte verranno. Ma se io dovessi dire che cosa non dobbiamo fare più per rendere missionaria la nostra parrocchia, comincerebbero i problemi. Io sono contento, non perché queste cose le ho fatte con i miei collaboratori, senza di loro io non farei niente. E il Papa, io voglio dire due cose, che se lui mi dice che Evangelii Gaudium, no, è il progetto del pontificato, da quando è uscito io lo sto attuando con i miei collaboratori. E la seconda cosa è che quella periferia di cui lui parla, no, che è una prospettiva, non un luogo geografico, è un modo di leggere la realtà, vedere le cose dalla parte no, di chi è più debole, di chi è più povero, di chi è più... Noi stiamo, con questo ci stiamo, è la stampella che ci fa camminare. Ecco allora le scelte di rinvigorire le case di accoglienza che abbiamo,
la casa per i papà separati dai figli, la casa per le ragazze madri, tante altre realtà che ci dicono che se io voglio capire meglio la realtà mi devo mettere a tavola con gli ultimi.